A Grande di Coriano, primo big match di stagione tra due squadre che lo scorso anno hanno dato spettacolo nel torneo di promozione, conquistando rispettivamente secondo posto in Coppa Italia e terzo posto attraverso playoff valevoli per il ripescaggio in eccellenza. Tra le file coreanesi spicca l'ex attaccante Dumitru, con le riprese a cura di Simone Massacesi con la collaborazione della Punta Goal Sport. Andiamo a vedere le immagini inerenti a questa sintesi. Il coreano alza da subito la voce quando a calcio piazzato il tiro di Ricci viene raccolto in piena area di rigore dal compagno Costantini, che non si lascia pregare, portando i biancorossi in vantaggio. Il coreano dalla distanza si rende nuovamente pericoloso, chiamando alla presa l'attento Ruffilli. Poco dopo, la formazione di Zagnoli però rimane in 10 uomini per l'espulsione di Vitaioli. Il replay ci mostra per l'appunto il calcetto del numero 10 al numero 10 ospite Petricelli. Ma il coreano ha la grande chance del raddoppio con l'ex Dumitru, che in velocità viene murato dall'ottimo Ruffilli. Ma da gol mangiato si passa a gol subito. Polini inventa una traiettoria velenosa dalla distanza che beffa Romani alla propria destra. Parità ristabilita in campo. Dall'altra parte Ricci schiaccia troppo la conclusione, mentre a dimenticare il tentativo di Panzavolta, più pericoloso il colpo di testa di Stucchi, che chiama la risposta a Romani. Nella ripresa Polini ci prende gusto e tenta il secondo esploa della domenica, ma nulla da fare. Ma è un monologo del De Duca Ribelle, che prima trova il gol del sorpasso con Castagnoli, poi triplica con il nuovo entrato Semeraro, bravo nel seguire e finalizzare l'azione partita dal compagno. Ci prova dall'altra parte Marconi senza fortuna, mentre in velocità il nuovo entrato Savelli sfiora il poker. Poker che la formazione ospite troverà poco dopo con lo stesso Savelli, bravo a scaricare in velocità il pallone servito dal compagno in fondo alla rete. Il coreano cerca nel finale il gol della bandiera, ma le conclusioni di Marconi e Ricci si spengono rispettivamente tra i guantoni di Ruffilli e a lato. 1-4 che non ammette repliche. Il coreano fa quel che può in 10 uomini, Del Duca Ribelle ne approfitta nei migliori dei modi, portando a casa una vittoria meritata.